Ciao. Ciao, oggi siamo a Santa Croce del Montello, qui c'è la chiesa, e andiamo a fare un anello molto semplice lungo il sentiero dei bunker. Questo qui è il parcheggio, come vedete è molto ampio, quindi non è sufficiente, non è necessario andare in macchina proprio dentro al sentiero. Qui al parcheggio abbiamo anche una fontanella dove riempire l'acqua. Ci sono anche cestini, quindi c'è proprio tutto quello che serve. Qui c'è anche una mappa che ci fa vedere dove siamo. Noi ci troviamo qui e faremo questo sentiero qui, passando per i bunker. Alla fine arriveremo al Tavarangrando e poi ritorniamo sulla strada e ripercorriamo questo breve tratto fino a tornare al parcheggio. Il sentiero ai bunker è ben indicato, inizia su questa strada. Iniziamo la discesa verso i bunker. Qui c'è anche un cartellino con qualche curiosità geologica, se vogliamo. E qui c'è il nostro sentiero. Questo sentiero è prevalentemente all'ombra perché si sviluppa nel bosco ed è anche rivolto verso nord. Quindi anche nella stagione estiva è abbastanza fresco. Ci sono diversi cartelli qui che indicano i bunker, alcuni sono di lì e altri sono più avanti. I bunker non sono altro che delle piccole deviazioni dal sentiero principale, che è quello che costeggia il Piave, e quindi basta semplicemente seguire un cartello e poi ritornare indietro per proseguire lungo il tracciato che stiamo percorrendo noi, insomma. Queste sono le tipiche rocce che costituiscono il Montello. Si chiama conglomerato del Montello, come si vede è formato da dei ciottoli di diversa origine, prevalentemente ovviamente quello che si trova qui da noi nel sudalpino. Abbiamo dei clasti riolitici, abbiamo prevalentemente dolomie o calcari comunque. Infatti questo è questo tipo di roccia è molto facilmente calcificabile. Ci sono numerose grotte, adesso andremo a vedere una delle più famose. Questo proprio perché è prevalentemente calcareo, visto che la maggior parte delle rocce smantellate dalle montagne qui vicino sono proprio calcaree. Bellissimo sentiero, molto rilassante qui sul Montello. Siamo praticamente in pianura, il dislivello è davvero molto poco, ma comunque rimane un percorso davvero nella natura e molto rilassante.
come potete vedere da queste immagini, questo fiume è un po' particolare, è un po' diverso dal classico fiume meandriforme che abbiamo in mente, no? Infatti questa tipologia di fiume si chiama a canali intrecciati o braided. E questo avviene perché ci troviamo in una posizione della pianura che ha una quota particolare. Siamo nell'alta pianura trevigiana e qui c'è un cambio di pendenza importante. Questo causa la formazione di queste barre ghiaiose come quella sulla quale ci troviamo noi ora, che sono formate da questi ciottoli, come si vede sono anche abbastanza maturi perché sono arrotondati. E questo avviene perché con il cambio di pendenza l'energia del fiume diminuisce e quindi non riesce più a trasportare il detrito più grossolano come può essere la ghiaia, e quindi la deposita ai suoi lati con delle barre laterali, ovviamente dove c'è minore energia perché c'è più attrito. E questo è molto interessante perché ci permette di capire meglio come mai proprio qui nell'alta pianura trevigiana abbiamo il conglomerato del Montello, che altro non è che una roccia fatta da queste barre ghiaiose. Come si vede qui tra le rocce abbiamo un mix, c'è un po' di tutto. Abbiamo calcari che sono molto predominanti, infatti le nostre Dolomiti e anche le Prealpi sono costituite prevalentemente da rocce carbonatiche, ma abbiamo anche rocce vulcaniche e le filladi del basamento arcinico. Quindi c'è un po' di tutto quello che viene fuori dallo smantellamento delle nostre montagne. È molto bello camminare qui lungo il fiume perché si riesce a vedere proprio un ampio spettro di rocce che stanno più a monte. Un consiglio: se nei giorni prima ha piovuto molto, evitate di fare questo tipo di percorso perché il Piave si ingrossa, l'acqua è anche meno blu, quindi meno carina, ma più che altro il sentiero è coperto dall'acqua. Vi metto qualche immagine per farvi vedere. Una volta sono venuto qui dopo abbondanti piogge e non si poteva fare. Non si può fare. Tutto qua. Qui ci sono i bunker, o quello che ne rimane, sono delle fortificazioni che sono state costruite in parte nelle grotte già esistenti, in parte interamente scavate, appositamente durante l'ultima parte, una delle ultime battaglie, quelle più famose, della Grande Guerra. Questa zona, il fiume Piave in particolar modo, conserva molti ricordi di questo pezzo di storia italiana. E qui ne possiamo vedere una parte. Ecco qua un altro dei bunker. Questa è una grotta che è anche segnata nel catasto. Sono diverse le grotte qui nel Montello, proprio a testimoniare la natura geologica di questo posto. La vista qui sul Piave dal sentiero è davvero molto bella, soddisfacente, davvero una valida escursione autunnale. Adesso arriviamo al Tavaran Grande, che è una delle grotte più famose di questo posto. Eccola qui. È questa qui. Questa grotta è una cavità naturale molto grande e famosa. Si può percorrere anche quell'accesso lì, che è praticamente orizzontale, suborizzontale. Ci sono anche alcune diramazioni, ma comunque in buona parte è percorribile anche con dei semplici stivali.
Ovviamente bisogna fare attenzione al livello dell'acqua, perché con le varie piogge questa può aumentare o diminuire. Il sentiero è molto molto stretto in questa parte, bisogna avere le calzature adeguate perché è abbastanza piccolo sto sentiero. Praticamente qui le cose sono andate a finire che a caso. Il sentiero non è proprio molto percorribile e ci siamo trovati a camminare qui nelle vigne sperando di non disturbare nessuno, però probabilmente, anzi quasi sicuramente, è proprietà privata dove stiamo camminando, perché non abbiamo trovato un'alternativa per risalire. Abbiamo ritrovato la strada, ora siamo arrivati qui in strada, torniamo verso Santa Croce camminando proprio su asfalto. Grazie per la visione.